pesca e turismo insieme per far crescere sempre più la filiera ittica, punto forte dell'economia pugliese, che guarda al futuro e ad un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni. Se ne è parlato in Fiera del Levante nel corso della tavola rotonda organizzata da Legacoop Agroalimentare. Il futuro della filiera è anche il futuro dei 3 milioni 800 mila pugliesi, è il futuro di tutti noi e il rapporto con il mare, con questo bene comune che dal nostro punto di vista, anzi, noi dovremmo essere tutti convinti che è straordinariamente importante, a tal punto che dovremmo essere tutti animatori ambientali per difenderlo. Quindi il futuro di una filiera si misura con quello che è la partecipazione, il protagonismo delle persone. È quello che stiamo facendo, questo sforzo di condividere i nostri progetti, le progettualità europee, i progetti attraverso il mare e con il mare. Beh, è uno sforzo che, almeno dal nostro punto di vista, l'obiettivo deve essere quello di avvicinare le nuove generazioni a questo bene comune, mettere loro nelle condizioni di essere protagonisti del futuro, quindi innovare e rinnovare anche il settore. Parliamo di pesca-turismo e riteniamo che sia uno degli strumenti più vicini alle nuove generazioni, è uno degli strumenti più interessanti anche sotto una serie di punti di vista. Nel corso dell'evento tante le testimonianze di pescatori pugliesi che hanno saputo adattarsi ai tempi, promuovendo tour in barca alla scoperta della flora e della fauna marina e della bellezza del mare. Per quello che è stato in tutti questi ultimi anni, con numeri grandi del turismo, anche il pescatore guarda al turismo. Guarda al turismo per una svariata serie di motivi. Se partiamo, diciamo, da un po' di anni indietro, già parte dalle grandi restrizioni che sono le normative europee per quanto riguarda il settore pesca. Poi quello che si è susseguito in questi anni, fra pandemia, adesso caro gasolio, per il pescatore quella del pescaturismo è un'ottima opportunità di diversificare la pesca nel settore turismo, ma più di tutto che meno pesce si pesca, più il pesce cresce ed è sempre un futuro per i giovani pescatori che continueranno a fare il mestiere del pescatore.